Insieme al magistrato noi siamo testimoni di una storica istituzione che ha 800 anni e che vuole continuare a esistere nella nostra città con entusiasmo e con slancio, portando valori spirituali e valori di carità. Pierluigi Rossi è il nuovo governatore della Misericordia di Arezzo. La cerimonia di insediamento si è svolta presso la Chiesa della Badia, alla presenza dell'arcivescovo Riccardo Fontana, del correttore nazionale Monsignor Franco Agostinelli e di Domenico Giani. Questa volta abbiamo figure anche che hanno avuto un impegno di prima linea durante tutto il periodo della pandemia e sono tuttora impegnati. Quindi figure vicine alla gente, figure vicine alla città, figure che conoscono il tessuto proprio nella parte più intima. Quindi sono convinto che il loro impegno sarà un impegno molto forte, molto attento e sarà di aiuto per tutti noi insieme alle altre associazioni di volontariato. Ma l'impegno della Misericordia non è mai cessato, anzi nel momento della pandemia si è fatto ancora più cospicuo, direi. Ecco, abbiamo pagine veramente belle e edificanti, testimonianze vere da parte di tanti nostri volontari che, sfidando i pericoli, le avversità, le difficoltà e le fatiche, hanno affrontato, vorrei dire, questo momento particolare aiutando quelli che avevano bisogno. Una storia che viene di molto da lontano. La Misericordia di Arezzo è tra le più antiche della Toscana, cioè c'è alle spalle del nuovo governatore e del suo magistrato, c'è una storia lunghissima e bellissima di opere di carità. Invito gli aretini a partecipare alle iniziative della Misericordia, ai giovani, alle famiglie. Faremo tante iniziative in modo tale che la Misericordia rappresenti davvero, come è successo per secoli, la nostra città, la nostra cara Arezzo.